Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochierino in questo nuovissimo episodio su Ori and the Will of the Wisps. Non dimenticatevi ragazzi che il vostro supporto con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie prosegua, per cui vediamo di riuscire ad arrivare almeno a 50 like per questo nuovo video. Vedo che con Ori ragazzi stiamo facendo un pochettino di fatica, sinceramente non riesco a capire perché, però dai, so che ce la possiamo fare. Eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi appunto avevamo ritrovato finalmente la nostra piccola amica Q ed eravamo arrivati qua dopo che Stridula a quanto pare ci stava dando un pochettino la caccia, per cui adesso devo vedere prima di tutto se riesco un attimo a ricordarmi i comandi. Ok, adesso dobbiamo di sicuro andare planando qua intorno, per cui fatemi vedere prima di qua. Io non vorrei che si proseguisse di qua ragazzi, è che a volte veramente, ecco, te pareva, ce non andrà a finire sotto, no? Anzi sopra, scusate. A volte è veramente difficile riuscire a capire dove si procede. Oh, quest'albero si sta piegando, però mi sa che di qua ragazzi non c'è modo per procedere, per cui proviamo a dirigerci dall'altra parte. Io vi chiedo scusa se ragazzi in quest'ultimo periodo non sono veramente molto costante nella pubblicazione dei video, ma ho iniziato a lavorare tanto ragazzi anche io, mi hanno insomma dato dei turni in più da dover fare anche i pranzi e quindi questo ovviamente ragazzi mi toglie tempo per live, video e tutto il resto, quindi pubblico quando riesco ragazzi, quindi il periodo estivo sarà così, sarà un po' morto causa lavoro, poi magari vedremo di riuscire a riprendere con più costanza ragazzi una volta che arriverà l'autunno. Io vi chiedo di nuovo scusa per questa cosa ragazzi, ma purtroppo ovviamente immaginerete che è più grande di me, quindi non posso farci assolutamente niente, per cui cerchiamo di andare via dal bosco silente. Questo è il nostro obiettivo attuale. La piuma, la piuma. Oh, e non di nuovo, prendila! Minchia raga, come ha laggato male. Oddio, no, non mi dica che ci separa di nuovo. Che vuoi da me, oh! Via, 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 oh, non di nuovo! Minchia raga! No! No! Oddio no. Oddio. A primo immaginavo sarebbe successo di nuovo, ragazzi. Ci siamo separati di nuovo. E Q ha avuto veramente molto, molto coraggio. Molto coraggio. Pur di cercare di difendere Ori. Io spero non le sia successo nulla, ragazzi. Me lo auguro di cuore. Comunque siamo di nuovo in game. Questo gioco continua a stupirmi. Ogni tanto, veramente, ogni tanto. C'ha nuove, insomma, sorprese, tra virgolette, che mi stupiscono, ragazzi. Comunque, non possiamo fare nulla adesso, nel senso non possiamo fare alcuna azione. Quindi sarà proprio un momento così. Ovviamente stiamo cercando la nostra piccola amica, ragazzi, ma lei era rimasta là sopra. E continuo a sperare con tutto il cuore che non le sia successo nulla. Oh.
No, raga, non è possibile. No, raga, non ci sto. No, raga, non ci voglio credere. Scusate, raga, ma veramente non riesco a crederci. Cioè, la mia reazione è più che di tristezza e di incredulità, perché non riesco a crederci che abbiano potuto far succedere sta cosa così. Cioè, non ci sto veramente credendo. Cioè, mi sembra assurdo che abbiano fatto succedere sta cosa così dal nulla. Totalmente dal nulla. Cioè, perché farla... Cioè, perché farla morire così, ragazzi? Non è possibile. Oh, hai qualcosa da dirmi? Tenofuar, sono Mornewar. Nimonobuare, buonapò. Slina Skora. Iskilobar Lobowai. Nomu Iskwara Fuwar. Was a the sword for Zami.
Ok, ci hanno praticamente dato un nuovo obiettivo, ragazzi. Raccogliere questi fuochi fatui che sono praticamente parte di una stessa luce. Praticamente. E i fuochi ovviamente sono sparsi un po' dappertutto. Il nostro obiettivo attuale sarà questo qua. Di riunire questi fuochi fatui. I quali insieme probabilmente avranno un qualche potere particolare. Quindi probabilmente quello magari di restituire la vita. Quindi abbiamo acquisito la piuma di Kuro, ragazzi. E quindi mentre siamo in volo possiamo utilizzarla per planare liberamente o cavalcare le correnti di vento. Ottimo. Bene. Per cui siamo di nuovo in gioco e vedete, ragazzi, questa è la nostra attuale missione. Quando il Salice è morto, sulla terra si sono dispersi fuochi fatui nati dalla sua luce. Trovali sulla vetta di Baur, nelle profondità di legno marcio e ai laghi di Luma, per risanare Niwen. Quindi dobbiamo ancora trovare 3 fuochi fatui. Per cui queste qua gialle, ragazzi, sono le missioni principali che abbiamo. Per cui quella più vicina probabilmente sembrerebbe essere questa qua. Però, appunto, ripeto, però bisogna anche vedere se siamo attualmente in grado di raggiungere tutti questi luoghi, cosa che magari non è sempre possibile. Per cui io proverei a raggiungere questo luogo qua, ragazzi. Per cui seguiamo la missione laggiù nel buio. Vediamo intanto se posso scendere di qua e raggiungere perlomeno questo primo fuoco fatuo. Ciao Ku, ci vediamo presto. Sono sicura, ragazzi, sicura che qualcosa si potrà fare, perché non è possibile. Non è possibile, ragazzi, che non si possa fare nulla. Aia, mannaggia me, mannaggia. Allora, mi devo un attimo pure ricordare, ragazzi, i tasti. Ok, allora questo per aggrapparsi. Ok. Perché a volte, ragazzi, c'ha talmente tante abilità che a volte veramente mi sfuggono e mi dimentico i tasti. Per cui, allora, quello che dobbiamo fare adesso è scendere di qua e vedere un attimo dove vado a finire. Probabilmente appunto sulle spine. Perfetto. Devo scendere di qua, ragazzi, e vedere se appunto posso avere il modo di raggiungere sto posto. Allora, scendiamo di nuovo, ragazzi, ancora una volta. Aia, la concita è tua hermana. Avangulo. Minchia, mori. Oh, ma perché mi ha tolto? Mi ha cambiato l'abilità, regà. Ma ha cambiato l'abilità. Allora, questa, la spada la metto ovviamente col quadrato. Vabbè, metto questo sul cerchio, dai. Aia, ok. Di qua però, vedete, ragazzi, non possiamo passare. E quindi non potendo passare di qua ovviamente non posso procedere di qua. Mamma mia, sono lontanissime tutte ste missioni, regà. Metterò una vita a passare. Vabbè, a meno che comunque non viaggio attraverso gli altari dello spirito. Per cui intanto proviamo ad andare di qua, ragazzi. Proviamo a seguire un'altra di queste missioni principali. Io spero di riuscire a completarne almeno un paio. Insomma, trovare un'altra abilità che mi permetta di proseguire comunque. Allora, qua siamo vicini, ragazzi. Vicini, per dire, a questa missione. Per cui devo vedere se posso riuscire a proseguire di qua in qualche modo, cosa che non mi era stata possibile fino alle altre volte. Per cui vediamo se questa volta invece mi è possibile.
Io mi auguro sinceramente, proprio sinceramente di cuore, ragazzi, di sì. Perché se no, la cosa veramente potrebbe cominciare ad essere complicata. Senti, perché non colpisci tu sorella? Ok. Vediamo, ragazzi, se almeno di qua possiamo riuscire a proseguire, anche se la vero dura. No, forse no, forse no, aspettate. Allora, intanto di qua posso arrivarci, aia. E non ero più riuscita a proseguire di qua perché probabilmente, ragazzi, c'erano le acque sporche. Probabilmente per questo motivo qua non ero riuscita a proseguire da questa parte. Per cui magari una piccola speranza ci sta. Il punto è riuscire ad avere il tempismo giusto per beccare sia questo. Aia! Era una parola, regà, ad arrivarci. Mizzica. Ok, 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 ok. Ok, con calma. Con calma, con calma. Con tutta la calma del mondo, vedete, ragazzi, che si può fare. Ok. Sono riuscita ad arrivare di qua. Senza avere chiara la mappa, ragazzi, è difficile. Dobbiamo essere sinceri, è difficile. Allora, ste bolle suppongo siano bolle di ossigeno. Credo proprio di sì. Perfetto, allora. Per cui, facciamo attenzione. Madonna mia, come l'ho preso! Madonna mia, come l'ho preso! Allora, sott'acqua, ragazzi, ricordiamoci che non posso colpire nulla. Questa ha colpito a bolla d'ossigeno, a pezza di merda. Ecco, adesso sto per morire. Chiaramente. Infatti, sono morta. Ok, bisogna fare particolare attenzione, ragazzi, a quello che si può e non si può fare. Allora, bolla d'ossigeno, attenzione, sfruttiamo i nemici il più possibile, ragazzi. Ok, andiamo di sopra, anche se io ho i miei dubbi, ragazzi, di riuscire ad arrivare abbastanza in alto da riprendere aria. Per la miseria, impossibile. Sono morta, infatti. Bisogna calcolare bene varie robe, ragazzi. Allora, probabilmente queste piante si potranno fare aprire in qualche modo. Vedete, qua per esempio si è aperta. Probabilmente. Ok, intanto sono riuscita a prendere una bolla d'ossigeno. Vediamo, ragazzi, se riesco adesso ad arrivare dove devo arrivare. C'ho i miei dubbi, però. Ok, 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 qua. No, 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 e fammi andare in alto, pezzi di merda. Che pezzi di merda, ragazzi. La corrente non mi permette di andare in superficie. Cioè, ce ne andiamo. Dove cazzo mi ha fatto rinascere? Ma dove sono? Ah, ok, ok, ok. Aspettate, qua sotto si può riprendere aria. Fermi. Fermi. Ok, per fortuna. Per fortuna sì, per fortuna sì. Per cui, allora, qua mi serve un proiettile di sto stronzo. Grazie, sparamelo pure. Vediamo di indirizzarlo bene. Indirizzato proprio benissimo. Proprio benissimo, guardate. Proprio alla grande. Alla grandissima, Ori. Veramente la grandissima. Dai, lo devo beccare proprio in centro. Spara un po'. Vediamo, raga, se ce la farò mai. Ma è quello che devo fare. Cioè, o mo me devo incazzare tra un po', perché, cioè, no. Allora, o lo devo beccare proprio nel centro, centro, centro. Cosa che comincia a diventare un po' impossibile, perché non riesco a colpirlo in centro, ragazzi. Oh, bisogna beccarlo proprio pure. Proprio in centro. Ok, questa si deve spaccare in qualche... raga, ma... cioè, ma vi rendete conto di quanto comincia ad essere impossibile la cosa, dico? Perché non c'è ossigeno! Come cazzo fa un essere umano normale a fare una cosa del genere? Dai, spara, muovite! Che qua devo prendere aria! Oh, ok. Mo sì, mo sì, mo sì, mo ce la posso fare. Muovite però, muovite, muovite. Oh, ok, ripresa l'aria. Adesso dobbiamo colpire questo coso schifosissimo qua sopra. Per cui, ecco, come... Ah, ok, perfetto, perfetto. Certe volte, raga, è abbastanza frustrante. Nel senso che è difficile a volte riuscire a prendere la mira. Poi, tra l'altro, con questi tasti direzionali di merda che c'è al mio pad. Per cui... Oh, allora, seguiamo la ruota. Vediamo un pochettino da che parte riusciamo. Allora, io non so manco... Ok, l'obiettivo è sempre là in fondo, ragazzi. Quindi io devo andare più a sinistra possibile. Ricordiamoci sto piccolo dettaglio. Allora, qua possiamo salire, in effetti. Vedete? E vediamo un pochettino
cosa abbiamo qua. Ok, tieni premuto RT mentre sei in aria per planare il punto. Ok, vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare, ragazzi, planando. Pelo pelo riusciamo ad arrivare qua. Per cui ci siamo aperti una piccola strada verso appunto sinistra, verso il nostro obiettivo. Questo posto dire che è meraviglioso è dire poco, credo. Chi è da dirmi? Quando la luce del salice si è frantumata, la forza della foresta è ricaduta qui. La sua presenza ha protetto questi laghi dal declino, ma dobbiamo trovarla presto, Ori. La sua luce non durerà. Per cui abbiamo pure fretta, ragazzi, di trovare questi altri fuochi fatui. Siamo riusciti appunto a raggiungere i laghi di Luma. Questo posto è assolutamente meraviglioso. Oh! Mi sono riuscita a dare uno slancio incredibile. Allora, qua c'è un Moki con cui parlare, tra l'altro. Hai visto Qualoc? Ho sentito che è venuto ai laghi di Luma. Perfetto, ma non riesco a trovarlo. Non ricordavo che questo posto fosse tanto grande. Tanto per cambiare. Qualoc è saggio, ho bisogno di un suo consiglio. Se lo trovi me lo fai sapere. Certamente, certamente, me lo ricorderò. Me lo ricorderò. Di sicuro, guarda, di sicuro. Opla! Usiamo i nemici. Ma pure io sono demente, ragazzi, però, E non poco, e non poco deficiente. Ok, devo usare i nemici per darmi lo slancio. Sono stata stupida perché non l'ho saputo usare al momento giusto. Eccolo qua, eccolo di nuovo. E dai, devo andare più in alto di così. Porca vacca. Che palle. Oh, guardate il tizio che si è suicidato così. Come se non ci fosse alcun tipo di problema. Sei un genio, amico mio, un genio. Io volevo andare di sopra però prima di procedere qua a sinistra. Dai, 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 zio, vaffanculo. Minchia, prima sei venuto quando cazzo ti è parsa a te. Ma che me serve? Minchia, regà. Ultimamente mi innervosisco molto facilmente. Mi rendo conto, però vi renderete conto pure voi che in certi casi è un pochettino frustrante non riuscire a fare una cosa semplicissima tipo per 5 volte di fila. Sarò esagerata io, ragazzi, però. Ok, eccala, vaffanculo, va. A te quella zozza di tua madre. Mando cazzo, a porca vacca! No! Io vi avviso che mo me devo incazzare. Presto mi incazzerò. Sto cercando di mantenere la calma, ma in certi momenti è veramente impossibile! Impossibile! Il tizio fino a prima arrivava fin là sopra, adesso non ci sta più! Vieni qua la conce tua ermana! Vieni qua! Vieni di sopra! Ok, devo arrivare lì sopra! Non sulle spine! No, raga, è impossibile. Il tipo è sparito. Allora, sapete che vi dico, vaffanculo, va. Uno cerca di fare le cose bene e diventa veramente difficile. Diventa veramente difficile. Qua è terreno fragile, che è? Qua è terreno fragile, ok. Cambiamo la... Oh! Ok, qua, ragazzi, ecco la strada. È ovviamente sbarrata, perché non mi stupisco. Era da qua che potevo proseguire. La strada è ovviamente sbarrata. Se no, che cazzo di divertimento ci sta, no? Mi direte voi. Scusa, che te vuoi divertir così? Ma è un po' più de rottura dei coglioni. Un po' più. Calla, pure io so proprio deficiente, ragazzi. Lasciatemelo dire. Lasciatemelo dire. Che sono deficiente e io non ci posso proprio fare niente. Allora, qua è chiuso, raga. Qua è chiuso in maniera altrettanto proprio brutale. Cioè del tipo scordati di poter passare di qua. E qua sotto, ragazzi, tra l'altro, c'è una corrente talmente forte che mi impedisce, ovviamente. Mi impedisce, ma proprio. Ma no, è impossibile. No, 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 non posso procedere. Manco di qua. Cioè, raga, ma che cosa pretende questo gioco ancora da me? Io no, veramente. Non sto capendo perché. Perché è così impossibile riuscire ad andare nei posti? Io non capisco. Non capisco perché lo hanno reso. Raga, io vi chiedo scusa, cioè sinceramente, ma come faccio a non innervosirmi?
Cioè, in qualsiasi posto io voglia andare, non c'è modo di procedere. Cioè, già la seconda missione principale che cerco di raggiungere, che non riesco a raggiungere. Come faccio a non innervosirmi? Ho provato a raggiungere la vetta qua e mi è stato altrettanto impossibile. E lo è ancora di più perché lo stronzo che prima scendeva, adesso, per cazzo che gli pare, non scende più. Cioè, raga, come faccio a non incazzarmi? Mo, scusatemi. Cioè, perché io già c'ho il tempo limitato, raga. Io già c'ho il tempo limitato per registrare. Cioè, non posso stare a perdere 3 ore per arrivare ai posti in cui non riesco a raggiungere nulla. Cioè, raga, io vi chiedo scusa per questa frustrazione, ma io spero che da un lato voi la capiate anche. Perché vi state rendendo conto, insieme a me, che è impossibile arrivare da qualsiasi cazzo di parte. È impossibile. E adesso sono costretta a tornare indietro, a vedere se posso scendere qua, a vedere se c'è una sorta di altra abilità che mi è sfuggita. Io adesso sono costretta a tornare indietro, ragazzi. Cioè, ho perso tempo, ho perso soltanto tempo appresso a sta cosa, non so se ci rendiamo conto. E quindi pure per il video sono comunque momenti assolutamente morti. Morti e inutili. Di qua non posso manco scendere perché c'è la corrente. Fatemi viaggiare di qua, porca vacca. Ok, vediamo se adesso riesco a scendere da qua fino a qua, perché non è detto, non è detto che io possa scendere di là, perché magari c'è qualche abilità che mi manca che mi impedisce ovviamente di scendere fino a lì. Cioè, ragazzi, io voglio cercare di mantenere tutta la pazienza del mondo, però vi renderete conto anche voi che arriva un certo momento in cui la cosa è frustrante, a maggior ragione per me che purtroppo ho il tempo limitato. Quindi vediamo se adesso posso scendere di qua in qualche modo. Ovviamente no! Raga, non è normale però sta cosa per me, mo scusatemi, ma non è normale. Non è più normale, raga. Non posso scendere di qua. Dopodiché, che altro è che non posso fare? Dovrei vedere se posso raggiungere... Ah, qua non ci potevo arrivare perché non potevo scendere di qua in nessuna maniera. Devo vedere se posso proseguire di qua per raggiungere quest'altro posto, di sicuro irraggiungibile. Per cui raggiungiamo quest'altro altare dello spirito. Io, ragazzi, vi ripeto, vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa se sto perdendo la pazienza, ragazzi. Però non è fattibile che io perda 2 ore per registrare perché da nessuna parte posso procedere. Cioè, io spero che voi vi rendiate conto di sta cosa. Ok, qua mo sarà un delirio, raga. Già vi avviso, qua sarà un delirio. Ok, vediamo se posso riuscire a procedere di qua in qualche modo. C'ho i miei grossissimi dubbi, guarda, perché deve sembrare impossibile raggiungere qualsiasi tipo di missione seconda, di missione principale. Evidentemente. Procediamo. Ok, qua è dove è avvenuto il misfatto, ragazzi, credo. Dove purtroppo la piccola Q ci ha lasciati, praticamente. Per cui procediamo di qua. E mi auguro davvero di cuore che almeno qua ci sia un modo. Eccola. Cioè, praticamente il peggiore posto dove io potessi andare, mi tocca andarci adesso, ovviamente, come prima cosa. Che tra l'altro non è manco tanto vicino, quindi devo vedere se riesco. Eccola. Bene, ne ha ammazzato un altro. Sta spolpa per bene. Ok, dobbiamo fare piano, ragazzi. Piano per non farci scoprire. Eccola, e lo sapevo io. Nasconditi. Aiuto, aiuto, aiuto. Ok, la cosa si fa quanto. Vabbè. Alquanto pericolosa, oserei dire. Alquanto spinosa, io non ho ancora capito questo che cazzo d'animale è, effettivamente. Ok, le ossa a quanto pare fanno rumore. Vabbè, mi potevo nascondere qua. Mi potevo nascondere là. Ok, facciamo attenzione. Oh! Oh! Ecco, mi ha visto. In pratica quel crescendo, insomma, quell'effetto sonoro in crescendo vuol dire che se mi vede, insomma, mi ammazza così senza remissione di peccato. Va bene. Ok, quando guarda dall'altra parte, ovviamente, noi dobbiamo andare via. Sì, ma raga, vi rendete conto che è impossibile sta cosa? Cioè,
come cazzo faccio? Ma dove mi nascondo? Raga, evidentemente... ah, mi devo nascondere qua. Ma vattene a fanculo, va. Ma vaffanculo. Ma veramente tenetemi a naffanculo però, eh. Ok, siamo nascosti. Evidentemente devo fare più attenzione a quelle che possono essere considerate barriere visive. Evidentemente sì, raga, sono rincoglionita io. Vabbè, che faccio? Vado? Questa non è barriera visiva? No, evidentemente no. No, evidentemente questa... questa non può essere considerata barriera visiva. E quindi io poi ogni cazzo di volta devo ricominciare tutto da capo, tra l'altro. Tutto da capo, attenzione. Da notare questa piccola cosa. Essere talmente rapida. Evidentemente che non lo so. Che non lo so, raga. Che non lo so che cazzo devo fare io nella mia vita. Eccola, quello non è nascondiglio. E dai a ricominciare a capo. Che poi di sicuro sarà una cosa, ragazzi, così banale e stupida che non appena scoprirò come farla tirerò giù ancora più bestemmie. Questo è chiaro. Oppure, siccome, ragazzi, nascondigli non ce ne sono, io non è che so così rincoglionita, devo essere talmente, ma proprio talmente veloce da riuscire a scappare. Infatti, vedete? Oh, porca vacca, oh. Con calma. Oh, fatemi salvare pure, visto che ci stiamo. Per fortuna, raga, tra l'altro oggi si schiatta. Proprio si schiatta di poco, oserei dire. Per cui, allora, il nostro obiettivo è ancora di qua, per cui non ce ne scordiamo, ovviamente. E visto che siamo arrivati qua, vediamo un pochettino. Ah, qua c'è la pianta carnivora, che cazzo faccio pure io? Qua, ragazzi, ci sarà un modo di sicuro per scavare tutta sta cazzo di sabbia. Cosa che, ovviamente, io per ora... no, no, per cui... attenzione alle spine che ci finisco puntualmente sopra. Oh, che altro hai da dirmi? Qui si vedono fantasmi nella sabbia, Ori. Questa è la casa dei Gorlek, prima che il declino li spingesse sottoterra. Niwen diventerà tutta così se non riusciremo a riportare la luce. Bella domanda, piccolo amico. Deserti ventosi, ammazza e laggata terribile. Allora, per cui ricordiamoci sempre il nostro obiettivo è a Monculo Beach, sempre. Sempre a Monculo Beach il nostro obiettivo, ragazzi. Per cui dobbiamo salire, salire, salire fino a morire. Quindi questa era la patria dei Gorlek, a quanto ho capito. Oh, merda. E questo è incazzato nero, suppongo. Ah! Sì, è proprio incazzato nero, chiarissimo. Perfetto, questo è fragile, ci è crollato sotto i piedi praticamente. Pure sto posto, ragazzi, sarà di sicuro assolutamente immenso. Questa pala che ce faccio? La posso usare? Col cazzo proprio. Ti aspettavi di poterci fare qualcosa, eh? E invece... ok, qua potevo scendere. Raga, che è difficile tenere sott'occhio tutto sto cazzo di... d'ambiente che ci circonda. Ci sarà un modo, troveremo un modo per scavare nella sabbia, ragazzi. Però, guardate un po' il caso, è un'abilità che ora come ora non conosciamo. Quindi... dobbiamo soltanto sperare di poter... ma vaffanculo, Ori, pure te che non ci funziona sto cazzo. Ma funziona o non funziona? Ah, con questo forse non possiamo fare il giochetto quello de spararci via. Praticamente no, ma sto coso è vivo, che c'ha? Funziona, cioè praticamente mi devo morire ammazzato per arrivare dall'altra parte. Ok, ah, c'è stava il terreno franabile, perché qui la roccia è tutta franabile. Sì, però frana non è che fria. Praticamente questo era il punto. Va bene. Ok, chiarissimo. Certe volte, ragazzi, mi chiedo veramente se sono io troppo rincoglionita per fare giochi del genere. Il che mi sembra un pochettino proprio improbabile. Però, cioè, ce può sta, ce può sta. Ah, vaffanculo, minchia che botta. Ce può... oh, senti, senti, zio, eh. Guarda che, mo, minchia, t'accoppo, eh. C'ho pure io il colpo gigante. Toh. Oh, allora, raga, sto praticamente esalando l'ultimo respiro, per cui mi serve questo. Mi serve assolutamente per rigenerarmi. Ok, manco tutta la vita, mi ha ridato proprio una grandissima spesa, devo dire. Allora, qua sotto si può scendere, però non si va più da nessuna parte. Per cui fatemi vedere un attimo. Allora,
Tutte queste cose, ragazzi, queste cose di sabbia che crollano, di certo non aiutano assolutamente il nostro cammino. Questo è poco ma sicuro, per cui bisogna essere tipo super mega iper rapidi o una roba del genere. Per cui vedete come funziona. Funzionano anche così, nel senso che li puoi passare tipo attraverso in pratica. Oh, tiriamo la leva, vediamo un po' che fa. Qualcosa di utilissimo di sicuro. Sì, sì, sicuro utilissimo. Ah, perché qua noi non possiamo procedere. E che dire, signore e signori, se non che siamo contentissimi di questo, eh? Come non essere contenti del fatto che per l'ennesima volta non ci è dato modo di procedere? Come faccio a non essere contenta di ciò? Allora, vediamo se riusciamo a procedere da questa parte in qualche modo, non lo so. Ah, ecco. Però questi si rigenerano, tra l'altro, per cui bisogna spaccarli per fare in modo che il colpo, ragazzi, arrivi fino a qua, praticamente. Porco! Ok. Vaffanculo! Minchia, l'avevo fatto saltare il muro, ma non vi inventate stronzate! Oh, che cazzo, minchia, regà, cioè, ma posso perdere 10 minuti per prendere una stronzata? Frammento spirituale che non userò mai. Non userò mai nella mia vita, non lo userò. Quindi stare qua 3 ore, 3 ore, porco zio. 3 ore per prendere un frammento che non userò mai. E di qua manco posso andare. Regà. Cioè, ci rendiamo conto di ciò, vero? Nel senso, ci rendiamo conto del fatto che non si può andare mai da nessuna cazzo di parte. Cioè, ma sono io? Veramente che mi innervosisco per niente. Ma regà, è insopportabile la cosa. Mo scusate. Aia, ecco, ecco. È insopportabile. Permettetemelo, ragazzi, concedetemi di dire questa cosa, perché è insopportabile sta roba. Nel senso che dovunque io arrivi... Ah, ecco, il muro crolla, ovviamente. Ah, mo di sicuro ci sarà qualche giochetto del cazzo da fare con queste zanzare di merda. Io già lo so. Già lo so, perché i muri qua crollano. Manco fossero fatti di merda. Ok. Tanto, veni qua sarà totalmente inutile, ragazzi, per queste missioni secondarie, figuriamoci. Viandante, vorrei parlarti, non temere, sono sfuggita la corruzione, bla bla bla. Resti dell'acqua? Un bicchiere d'acqua fresca e tanto intanto fa bene lo spirito. Cioè, tu mi stai a romper cazzo per un bicchiere d'acqua? Cioè, raga, è intanto da notare, noi non possiamo comunque procedere. Cioè, qualsiasi cosa io faccia, qualunque luogo io vada, non mi è dato modo di procedere. Raga, come fare a dire che non è frustrante? Vediamo cosa c'è qua. Se ci viene dato qualcosa di utile riguardo la sabbia, riguardo sti cazzo di muri che sembrano fatti di cemento armato. Oh, eccola qua, nuova abilità, era quello che ci serviva, scavo. Quindi premi RB nuovamente per eseguire uno scatto scavante. Proviamo subito, però lo devo equipaggiare, suppongo, no? Ah no? Già così? Ah, ecco qua, vedete, ragazzi? Praticamente si va nella sabbia come se fosse acqua, diciamo, una roba del genere, per cui... Oh, oh! Ok, una volta che sono dentro, ragazzi, poi va da solo, nel senso che non è che continuo a farlo nuotare io. Per cui almeno intanto ho trovato una cosa che di sicuro appunto mi sarà utile. Ok, prendiamo questo e vediamo un pochettino dove andiamo a finire. Oh, allora, sono riuscita di qua. Ok, qua cosa abbiamo? Per attivare il piedistallo, cos'è sta roba? Che cosa ho appena fatto? Io non volevo la sfida. Non volevo fare la sfida. No, 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 non voglio fare la sfida. Scusate, raga, ma già sto mezza incasinata. Per cui non ci resta adesso di nuovo che tornare indietro per vedere finalmente dove possiamo usare questa nuova abilità dello scavo, ragazzi. Però io continuo a dirlo, ragazzi, perdonatemi che è frustrante. Può essere veramente frustrante sta cosa. Perché cioè, non è possibile che dovunque io vada non riesco a ci picchia. Ah, ci stanno pure i nemici nella sabbia. Oh shit, giustamente. Ah, sti muri comunque non sono fatti di cemento, ma sono fatti di sabbia. Ok, poi dentro, ragazzi, la sabbia lui rimbalza,
Manco fosse in flipper. Non so se abbiamo notato sta cosa, per cui scendiamo, vediamo dove ci porta tutto ciò. Ok, ancora più in basso. Quello che a noi ci interessava era andare ancora più in alto. Per cui, allora, l'esplorazione, ragazzi, comunque in questo gioco anche è importante. Io mi rendo assolutamente conto di ciò. Però voi vi renderete anche conto, ragazzi, che arriva un momento in cui purtroppo io nella serie mi devo concentrare solo ed unicamente sulla storia. E quindi devo purtroppo dare all'esplorazione un'importanza secondaria, perché proprio non posso fare altrimenti, capite? Perché non posso fare altrimenti. Cioè proprio mi costringe a fare questa cosa il tempo limitato che ho, ragazzi. Non posso fare diversamente. E mi rendo conto che è sbagliato, perché probabilmente esplorando riuscirei a trovare magari più cellule vitali, più cellule energetiche, vari cazzi e mazzi. Però raga, che ce posso fa? Veramente, io mi sento pure da merda per sto motivo, ve lo dico. Allora, vediamo un po' di qua che cosa mi ero persa. Perché qua, se non sbaglio, c'era un muro di sabbia, Esatto, qua possiamo addentrarci, perfetto. Ecco, facendo attenzione ai nemici, alle spine. Le spine pure nella sabbia, pure nel culo ce le hanno le spine. Accipicchia. Allora, là forse dovevo procedere, ragazzi. Ah, vaffanculo. Devo procedere in alto, di qua. Vediamo un po'. Ok, eccoci qua. Allora, non ci posso arrivare. Ma che veramente. O forse mi devo dare un altro scatto. Sì, praticamente sì. Allora, raccogliamo questo. Raccogliamo un po' di vita. E vediamo che è qua in alto la questione. Per cui o si deve procedere verso l'alto, o comunque verso destra. È sempre in alto. Per cui, ok. Bisogna fare pure attenzione, raga, prendere i tempi giusti, a vedere se serve lo scatto, se non serve lo scatto. Cioè, se fa complicata la cosa. Allora, qua sotto c'è una chiave di volta, quindi già questo, insomma, è porco zio. No, vabbè, raga. Cioè, non so se ci rendiamo conto di quello che è successo. La chiave di volta io l'ho raccolta comunque, io spero di sì, sembrerebbe di sì, per cui accoppiamo questo grossone qua. Ah, la chiave di volta è ancora qua sotto, ovviamente. Per cui, ok, perfetto. Allora, se ci sta una chiave di volta, serve di sicuro in qualche porta, ragazzi. Ma vaffanculo, va a te sto cazzo recoso. Ovviamente continuano a far esplorare l'ambiente circostante, ragazzi. È veramente pazzesco. 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 È pazzesco, ragazzi, quanto sia esplorabile tutto sto posto. Cioè, oh, qua ce n'è un'altra. Ok, io non so manco quante ne devo trovare, perché non ho trovato alcuna porta in cui erano richieste chiavi di volta. Aspettate, recuperiamo un po' di vita. Per cui, io continuerei ad esplorare qua intorno, però, boh. Chi mi dice che sto andando bene, che sto andando male? Tutto l'ambiente, ragazzi, qua intorno è pazzesco. Cioè, troppo, veramente è enorme, ragazzi. Cioè, è super dispersivo. Eccola, mo ci muoio. Ma è proprio male, è merda, proprio di merda. Ci devo morire. Vedete, vedete. Ah, ok. Cioè, con un po' più di attenzione ce la si fa. Sempre se poi non si sfrutta male il triplo salto. Proprio di merda pure il triplo salto. Ecco, poi ci muori malissimo, ovviamente, perché finalmente c'ero riuscita, ragazzi. Io non lo so se il primo Ori aveva questo livello di difficoltà, pure dico a livello ambientale di esplorazione, ragazzi. Io non lo so. E sinceramente non so che cazzo pensare riguardo tutto ciò, perché è veramente difficile. È veramente difficile. Ho ottenuto un frammento spirituale. I nemici si rigenerano più velocemente. Chi dovrebbe essere quel folle che vuole usare una cosa del genere? Quindi io sono salita fino a qua smadonnando praticamente per niente. E adesso ci morirò pure. Ci morirò pure, ovviamente. Che vi aspettate? Eccola. Ah, mi fa ripartire dall'alto.
Che figli di una grandissima mignotta, ragazzi, scusate però. Cioè, oggi sto arrivando veramente al limite. Sono veramente al limite, ragazzi. Perché vi ripeto che io non me lo ricordo. Non mi ricordo il primo Ori fosse così difficile anche a livello ambientale. Magari è probabile che mi ricordo male io, è probabile. Dai, spara pure te. Ah, eccolo. Ok, adesso sì, posso usarlo, guardate. Opla, ok, sono riuscita ad arrivare di... Ah, ecco qua dove servono le chiavi. Due ne servono, per fortuna. Ok, già le ho trovate. Mi sono risparmiata qualche minuto. Nel senso di arrivare qua e di doverle andare a cercare. Per cui, ricordiamoci, il nostro obiettivo è sempre qua sopra, ragazzi. Quanto cazzo è grosso sto posto. Mamma mia, la storia è infinita però, veramente. Aia, ecco, riuscirà sempre ad accopparmi lui. Sempre deve riuscire ad accopparmi, per la miseria. Allora, qua sotto, regà, là sopra io non ci arrivo manco. Ma proprio, ma manco per il cazzo, cioè. Proprio detta così, papale papale, raga. Qua ci stanno cose che si rompono, cose che non si capisce che cazzo devono fare. Quindi io devo condurre praticamente sta sorta di proiettile fino a là sopra. Praticamente questo mi sta a dire. Ok, conduciamolo fino a qua. Perfetto. Ok, per una volta sono riuscita a capire bene qualcosa. Eccola là. Aspettate, raga, perché è difficile riuscirci a capire qualsiasi cosa. È difficile, difficilissimo. È veramente difficilissimo. Allora, là sopra c'è una leva. E questo, ok. No, sti colpi non valgono. Ah, giustamente, questi colpi non valgono per rompere quelle colonne. Va bene, chiarissimo. Quindi per arrivare là mi attacco al cazzo. Anzi, no, devo usare questo proiettile. Questo, evidentemente, è questo che devo usare. Porca troia, mannaggia a me, mannaggia. Come ho calcolato di merda. Ok, però sono riuscita a capire quello che devo fare. Almeno questo, insomma. Ok. Se lo indirizzo pure di cazzo. Ah, ok, ci sono riuscita. Meraviglioso. Aspettate. Devo prendere un po' di rincorsa. Ah, adesso che mi serve il nemico, cazzo che ci arrivo. Praticamente questo mi sta da dio. Ok, se provo a planare, ce la posso fare? Sì. Mamma mia, raga, che parto. Che parto. Che parto. Che sudata. Mamma mia, impossibile. Impossibile tutto ciò. Ecco, adesso ci rimango pure secca. Va bene, mo. Ci mancava, ci mancava, ci mancava, no. Ma vaffa. Oh. Minchia, raga, devo prendere pure una sorta di rincorsa. Ok, ecco, sulle spine. Dritto, dritto, sulle spine. Ok, comunque ci stiamo riuscendo ad avvicinare almeno al primo obiettivo. Io comunque, ragazzi, mi sto continuando a chiedere. Mi sto continuando a chiedere dove. Porco. Raga, no, vabbè. Come riuscirò comunque ad arrivare agli altri obiettivi principali? Perché allora abbiamo visto che comunque di là, ragazzi, cioè, ad uno, ad un paio era impossibile arrivare. Quindi non so, dobbiamo pure vedere come riuscire ad arrivare, tra l'altro. Ok. Aspettate, perché adesso la cosa si fa complicata. Ok, porca vacca. Ok, mi servi tu, grazie zio. Grazie, gentilissimo. Mi servi di nuovo tu, credo, Mi devi dare un po' di spinta. Via qua. Via qua, stronzo, via qua. Ok, raga, mo se fa ancora più complicata. Se vogliamo divertirci, dai. Se vogliamo divertirci, sì. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. Ok, ci avviciniamo sempre di più. Il problema è che è sempre... Cioè, tipo a monculo bitch che sta, fondamentalmente. Questo è il punto. Cioè, non... Ah, pure. Pure il terreno... certo. Pure il terreno che scotta. È che non ce lo vuoi mettere, scusa, È che non ce lo vuoi mettere. Attenzione. Che rimbalza come un flipper, ragazzi. Oh, oh, Gesù de Cristo. Ma come deve fare un essere umano a fare una cosa del genere? Eccolo là. Minchia, addosso a questo mi doveva far andare. Ma che veramente. Ah, scusate, scusate, scusate. Non era mia intenzione assolutamente disturbarvi. Per cui io
Mi toglierei quasi quasi dai piedi. Il problema è che io devo, ragazzi, procedere in alto. E con la piuma comunque non ci faccio un cazzo, mi sembra di aver capito, no? Aspettate. No, con la piuma non ci faccio assolutamente un cazzo. Praticamente sì. Ok. Oh, raga, io non so più che fa, veramente. Non so come sono riuscita ad arrivare qua. Ok, ho trovato un seme misterioso. Io non mi ricordo umanamente manco a chi cazzo dovessi portare sto cazzo di seme. Cavacca. Raga, raga. Cioè, ma no, vi state rendendo conto della difficoltà di tutto sto posto? Sì. Sì, ci rendiamo conto di sta difficoltà. Siamo vicini. Finalmente ci sono arrivata a prendere almeno uno. Mamma mia, che sembra di andare a cercare Santo Graal. Ci sono. Ah, bene. Bisogna pure entrare in una parte e farsi un mazzo tanto. Scusami. Bisogna di 4 fuochi fatui per aprire il cancello? Cioè, raga, scusatemi un attimo, ma avrebbero potuto scrivercelo. Per esempio, che per arrivare a questo ce n'era bisogno di altri 4. Non ci posso credere. Non ci posso credere, cioè io mi sono fatta il culo per arrivare fino a qua per sentirmi dire guarda che ne hai bisogno di altri 4 per aprire questo. Cioè io, no veramente raga, non so che cazzo dire. Cioè raga, ma scusate, allora qua non ci posso arrivare. Qua non ci posso arrivare. L'unico dove non sono potuta andare, a cui probabilmente potevo arrivare, era questo. Cioè io come arrivo qua? Da dove? Forse da qua si doveva passare? Non mi ricordo, raga. Vabbè, allora, io viaggio fino a qua. Dopo essermi fatta un mazzo tanto per arrivare fino a qua e aver ottenuto niente. A me, raga, gli episodi così in cui praticamente non riesco a combinare un cazzo mi fanno girare non poco i coglioni. Proprio sinceramente, ragazzi, non poco i coglioni mi fanno girare, perché non è normale. Ma intanto qua mi sa che non c'ero mai stata, per cui vediamo un attimino qua che cosa riusciamo a fare, raga. Anche se... se comunque la vedo comunque difficile, perché come cazzo ci arrivo là sopra. Ok, de qua ci arrivo. Questo è chiarissimo, per cui ok, attenzione, recuperiamo un po' di vita. E comincia a farsi brutta la situation. Allora, ok. Bene, ah, qua per sbloccare una sfida prendo un minerale, quindi niente di che. Va bene. Ok, trovato il minerale, grazie, grazie a tutti. È stato veramente commovente, assolutamente commovente. Va bene. Me ne vado a fanculo, grazie. Vediamo ragazzi se da qua riesco ad avere accesso a qualche altro luogo. Allora, andiamo di qua, proviamo ad andare di qua, vediamo se c'è un accesso in qualche modo, anche se ho i miei grossissimi dubbi. Ok, di qua si arrivava all'orso, ragazzi. Non so se vi ricordate che c'era un orso che stava dormendo beatamente. Quindi stiamo entrando nel territorio del grande Bauro. Ridorme, stanco e lungo inverno che il declino ha portato nella sua terra. Ma la memoria della foresta ricorda la primavera. Forse possiamo farla ricordare anche a Bauro se riusciamo a svegliarlo. Niente, raga, lui se la dorme della grossa. E io non ho idea, non ho idea di come riuscire a svegliarlo, veramente. Io c'ho la piuma però. Dice qualcosa più grande di un ciuffo d'erba, ma come la uso la piuma, scusate? Oh, sì, 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 sì. Oh, c'è, oh, merda. Minchia, starnutito così forte e si è spostato pure lui. Ottimo, raga, ce l'ho fatta. Svegliati, zio, però. Dicci qualcosa di saggio anche tu. Che bello che è. Ah, sì? Ottimo. E che cosa hai sognato? Che bestemmiavo? Sì. E altro da dirmi. Ormai è troppo tardi e questa terra è troppo ostile, troppo fredda. I boccioli della primavera riposano sotto il ghiaccio in cima alle montagne. Non c'è molto da fare se non dormire.
Bene, allora buonanotte, buonanotte di nuovo, grazie amico, grazie per avermi fatto passare, per fortuna siamo riusciti a passare ragazzi, e il nostro obiettivo attuale è quello là sopra, però siamo alla vetta di Bauri infatti, io non credo ragazzi di riuscire a procedere ancora molto oggi, perché effettivamente ho già registrato tanto, sfiga voluto che perdessi davvero tanto tanto tempo ragazzi appresso ad obiettivi che purtroppo non mi è stato possibile raggiungere, ed è ovviamente super frustrante ragazzi come vi dicevo prima. Allora aspettate, io a questi affari mi posso aggrappare. Sì, però si scivola, attenzione. Questo mi servirà pure a qualcosa raga, io lo butto di sotto oh merda, scusa. Madonna minchia, quasi lo colpisco. Però ragazzi, allora, io speravo che quasi... Ok, il muro è scivoloso, ovviamente. Ci sono le spine che comunque fanno male, figuriamose. Qua cosa c'è? Cos'è sto coso che brilla? Pensavo di potergli fare qualcosa. Invece no, attaccate, attaccate a sta grandissima cippa. Ah, di qua non si procede, ragazzi. No. Io arrivo tanto, arrivo sempre, insomma, in luoghi in cui non si può andare da nessuna parte praticamente. Per cui fatemi passare, grazie, non c'ho tempo da perdere con voi. Ci siamo aperti una strada qua sotto che non ho ancora capito dove cazzo me porta, però. Aia. Allora, aspettate, qua c'è un calderone, raga. Oh. Aspettate. Fatemi provare a fare una cosa, vediamo un po' se che succede. Allora, no. Deve servire a qualcosa, raga, sta a fare qua. Ok, infatti, immaginavo. Benissimo, siamo riusciti ad aprire, ad accendere questa fiamma. E allora? E allora? Oh, merda. Raga, ci stanno tanti, proprio tanti, ma tanti interrogativi. In cui, insomma, in questo gioco a cui non riesco veramente a rispondere. Veramente tanti, tanti. Di cui non riesco a capire il senso, sinceramente. Più che altro. Quindi che io mi sono aperta sta strada e ho acceso quel cazzo da fare. Cioè, che ci ho fatto? Non lo so, a qualcosa di sicuro sarà servito, ragazzi. Allora. Il punto... che io ragazzi dovrei riuscire a proseguire da questa parte. Poi tra l'altro io speravo ci fosse sinceramente un pozzo dello spirito qua intorno. Ah, qua è chiuso. Ovviamente che ti aspettavi di riuscire a passare. Ma pure te giocherina, no, ma che cazzo dici, che cazzo pensi, che pretendi? Ah. Ok, questi si chiudono, perfetto, devo tenerla a mente. Cioè, raga, è difficile, l'hanno reso secondo me ancora più difficile rispetto al primo. Perché io il primo non me lo ricordavo così difficile a livello proprio ambientale, eh. Ok, ma bisogna avere se a tempo, fermi un attimo. Bisogna avere se a tempo. Ecco, di sicuro sarà a tempo, ragazzi, di sicuro. Non farò in tempo a scendere, figuriamoci. Ok, 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 non era a tempo. Cosa strana, ma vera. Non era a tempo, per cui... vabbè, ma manco sono libera di riuscire a prendere sti cosi qua. Sempre mi si deve far complicato. Allora, il nostro obiettivo, ragazzi, è sempre lontanissimo. Cioè, dovunque io sia, l'obiettivo è sempre lontanissimo. Cioè, quindi mi devo attaccare a sto granca, praticamente. Ok, qua c'è la stessa situazione di prima. Devo riuscire ad accendere un affare di qua da qualche parte. Sì. De tu sorella devo riuscire ad accendere. Ma che scherzate. Cioè, regà. Sì, col cazzo, regà, non ce la farò mai. Cioè, regà, io vi giuro che non avrei mai pensato di soffrire così tanto con questo gioco, ve lo giuro. Io non non l'avrei mai pensato. Mai, mai, mai. Cioè è enorme, il mondo di gioco è assolutamente enorme. Si può andare fondamentalmente quasi dappertutto. Ed è, sì, forse pure un po' troppo dispersivo, ragazzi, eh.
Io credo che sono costretta a fermarmi qua, che tra l'altro l'altare dello spirito più vicino nel pozzo dello spirito è questo qua, quindi ci rimetterò una vita pure a ritornare indietro. Ma non posso fare altrimenti, ragazzi. Quindi sono abbastanza, non dico delusa, però sono abbastanza innervosita, ragazzi, da tutto questo, perché dovunque si va, o non si può proseguire, o devi trovare l'abilità giusta. E quindi arrivi da una parte della mappa e poi devi riandare praticamente dalla parte opposta. E meno male che hanno inserito questi viaggi veloci nei pozzi dello spirito, regà, perché se no, non lo so, sono abbastanza innervosita da sta situazione, perché è molto più complicato, proprio anche a livello ambientale, ragazzi, di enigmi ambientali e di destreggiarsi appunto nell'ambiente di gioco. È molto più complicato di quanto mi aspettassi. Quindi non so che dire, riprenderemo da qui la prossima volta. Ragazzi, oggi non sono riuscita a fare praticamente nulla. Cioè, degli obiettivi attuali non sono riuscita a completarne manco uno. E questa cosa mi fa arrabbiare veramente non poco, perché comunque è come se perdessi tempo in pratica. Quindi, boh, non so, raga. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da giocherina. Ciao!